Siamo a Pavullo, stiamo effettuando delle misurazioni ambientali per un impianto di pirogassificazione, un piccolo impianto di circa 30 kW elettrici e 30 kW termici, un impianto in grado di lavorare con biomasse legnose o con biomasse di origine zootecnica o di origine agricola. Più rudimentale della gestione del sistema, molto semplicemente accendiamo la biomassa all'interno della camera di combustione, usiamo una semplice torcia a gas, il sistema è entrato abbastanza in temperatura, chiudiamo il boccaporto, eliminiamo l'apporto di ossigeno e avviamo la combustione in assenza di ossigeno. Sto misurando le emissioni di questo pirogassificatore in atmosfera. In particolare verifichiamo le emissioni di polveri sottili e ultrasottili dalle PM10 alle PM03 e dei composti organici volatili totali. Il quadro di gestione è estremamente semplice, la macchina è pensata per poter funzionare in un contesto agricolo di estrema semplicità operativa, predilige le massime prestazioni nella peggiore delle situazioni possibili alle migliori prestazioni possibili in configurazione ottimale. Attraverso questo semplice quadro possiamo regolare la velocità di estrazione e di alimentazione del syngas, accendere gli impianti di caricamento biomassa, che ovviamente poi possono essere ulteriormente automatizzati per gestire il funzionamento in continuo.